Antonio, allora, terza tappa della borsa, il tema sono gli ETS, ma anche come raccontare, come comunicare gli ETS. È emerso fuori l'esigenza di parlare a un pubblico di giovani, agli attori del territorio, istituzioni, quindi la comunicazione ha un ruolo centrale nel dibattito di questa terza tappa. Sì, è importante, è successo quello che noi volevamo accadesse, cioè il focus, la terza tappa ad Avellino della quarta edizione della borsa dedicato al tema degli ETS, un tema che la borsa sta promuovendo e sta toccando e cercando di enfatizzare sin dalla nascita di questo evento. È successo, come dicevo, quello che volevamo, cioè si è acceso un dibattito. Dibattito dove l'assessore è stata sollecitata da tutte quelle che come dire, sono gli elementi che possono portare a migliorare questo favoloso, io dico, strumento che è a disposizione dei giovani del nostro territorio. Sono state presentate tante best practices, alcuni presidenti delle fondazioni ITS hanno raccontato di numeri importanti. Addirittura in alcuni casi si è arrivati al 95% di placement, importantissimo, numeri straordinari, però è vero anche che è uno strumento conosciuto poco. Alcuni sindaci presenti in aula hanno evidenziato come loro non ne sapessero assolutamente niente e che questo loro, soprattutto i sindaci di comuni piccolini delle aree interne della Campania, potrebbe essere per loro uno strumento importante per orientare i ragazzi del proprio territorio e cercare attraverso questi strumenti di non farli andare via, di non depauperare forza lavoro, di non depauperare capitale umano, perché noi stiamo vivendo questo, soprattutto nella nostra regione, ma direi allargando l'ottica un po' a tutto il sud. Stiamo formando i ragazzi, nella migliore delle ipotesi prendono un diploma, alcuni prendono una laurea breve, una laurea magistrale e poi vanno via. E poi vanno via perché non siamo formati e non siamo pronti a dargli una risposta, a metterli in contatto con il mondo del lavoro, a far incontrare domande e offerte. Su questo tema si sta dibattendo ormai da anni, ma si sta facendo sempre molto poco. Oggi abbiamo sentito esperienze anche di imprenditori che raccontavano: noi per assurdo non riusciamo a trovare forza lavoro specializzata e rischiamo in alcuni casi di non far crescere i fatturati delle nostre aziende perché non abbiamo forza lavoro. È un paradosso in una regione dove c'è il 50% della disoccupazione giovanile. Okay. Noi pensiamo che gli ITS possano essere uno strumento molto molto valido. Noi dobbiamo essere in grado, e lo sforzo della borsa va in questa direzione, di mettere insieme tutti gli attori del mondo della formazione, gli imprenditori, le istituzioni, le associazioni, le fondazioni, che tutti i giorni e che sono nate per svolgere questo ruolo. Il ruolo di cercare di far incontrare domanda e offerta di lavoro. Gli ITS sono uno strumento, comunichiamolo, costruiamo un grande piano di comunicazione che sia in grado di ragionare con il linguaggio dei giovani, ma tiriamo dentro tutto, tiriamo dentro le famiglie, tiriamo dentro le scuole superiori, l'orientamento, un'altra parola chiave, si fa orientamento, ma probabilmente nell'orientamento manca un pezzo, manca un attore che oggi sono gli ITS, che da alcuni anni con tanti sacrifici e tanto sforzo stanno dando dei risultati. Quindi oggi a Avellino la borsa va via, siamo in chiusura, convinta che la strada tracciata è quella giusta, è quella importante, è quella che noi abbiamo immaginato e lo stiamo vedendo passo passo. Gli attestati di congratulazione ci fanno ben sperare e ci danno quella carica per affrontare i prossimi impegni, che ricordiamo il 25 a Caserta, dove affronteremo il tema del lavoro, la sicurezza sul lavoro con l'assessorato al lavoro della Regione Campania, e poi nella tre giorni, come dicevo prima, 19, 20 e 21 a Salerno per Settreato Agusteo, per cercare tutti insieme di dare quante più risposte possibili ai giovani del nostro territorio.